Il pendolino ETR 460 numero 29, in servizio il 12 gennaio del 1997 sulla tratta Milano-Roma, era partito alle 12.55 dalla stazione di Milano Centrale con 167 passeggeri a bordo. Alle 13.26, nell'imboccare la curva d'ingresso della stazione di Piacenza, la carrozza di testa si ribalta su un fianco, colpendo poi alcuni pali di sostegno e spezzandosi in due. Le successive sei carrozze furono trascinate nel deragliamento e solo le ultime due rimasero sul binario. Il bilancio fu molto pesante, morirono i due macchinisti in servizio, due agenti della Polfer, una hostess e tre passeggeri. Sono passati 17 anni da quel tragico giorno e ieri, come ogni anno, le vittime dell'incidente sono state ricordate al binario numero 1, dove è stato realizzato un monumento. Le lacrime dei familiari delle vittime del deragliamento del pendolino erano celate dalla fitta nebbia che, come quella domenica, avvolgeva la stazione ferroviaria. È passato tanto tempo da quel giorno, ma Piacenza non dimentica. Le autorità cittadine, militari e religiose, i rappresentanti delle Ferrovie dello Stato, del sindacato e i familiari delle 8 vittime si sono ritrovati per condividere quel dolore indelebile. Partecipazione di parecchie persone che ci sono sempre state vicine in questi 17 anni è una cosa veramente che allarga il cuore. Io dico solo grazie a Piacenza. Che cosa ricorda di quei giorni, di quel giorno? Una scena impressionante. Prima di tutto c'era tutta la città che partecipava, tutte le forze erano presenti già subito dopo che è successo l'incidente. E vedere lo squarcio del locomotore, la gente che ancora scendeva, tutto impaurito e sanguinante, è stata un'impressione veramente brutta. Io credo che a seguito di quell'incidente, anche qualcun altro che abbiamo avuto nella nostra regione, la nostra azienda sta facendo il massimo per la sicurezza, ha fatto dei passi da gigante, forse probabilmente lo avrebbe dovuto fare prima. È stata una tragedia che ha segnato profondamente la nostra comunità e anche simbolicamente costituisce un momento di riflessione su quello che è la tutela del mondo del lavoro, le misure di sicurezza. Al termine della messa, quattro ragazzi nati nel 97, anno della tragedia, hanno letto alcuni brani commoventi e ricchi di speranza. Ho sempre visto la stazione come luogo di sogni, sogni di partenze o di vacanze improvvisate, sogni di fughe romantiche e ritorni attesi, sogni di una vita infranti ad una curva. Normale routine, un saluto ai tuoi genitori, un bacio alla compagna, portare i bambini a scuola e poi tornare al lavoro, ancora con la colazione in mano. Ordinare amministrazione, ma ad un tratto quei consueti gesti diventano gli ultimi momenti che rimangono nella memoria.